E anche oggi è un'altra bella giornata che passiamo in casa. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale YouTube. Ormai ho perso il conto dei giorni di quarantena, da quanto tempo sto chiuso in questa casa, quindi lasciamo stare, è meglio che non ci pensiamo. Comunque innanzitutto volevo scusarmi con voi se nei video che sto caricando mi vedete vestite sempre allo stesso modo. Non è che non mi lavo eccetera, è semplicemente che dato che sto chiusa in casa e quindi nessuno vede come sto vestita, praticamente prendo le prime cose che mi capitano in mano, non sto neanche lì a pensare a cosa mi devo mettere, ovviamente cercando comunque di abbinare almeno un minimo i colori, perché altrimenti potrei fare fantozzi 2.0, ma quelli sono altri discorsi. Fatto sta che comunque siamo chiusi in casa e quindi non abbiamo praticamente niente da fare. Infatti, come penso avrete notato, dietro di me c'è la porta che però ha cambiato un pochino aspetto, perché prima, se vi ricordate bene, aveva le rifiniture verdi, mentre adesso sono bianche. Questo perché? Perché mia mamma, pur di fare qualcosa, ha deciso di ridipingere le rifiniture delle porte, e quindi ci teniamo le porte così col bianco, che in realtà sta anche meglio di quel verde che non ci azzeccava praticamente niente. Comunque, fatto sta che in questa quarantena abbiamo bisogno tutti di crearci la propria routine, per almeno avere un'idea di ciò che andremo a fare comunque stando chiusi in casa, perché ovviamente mi rendo conto che anche se non abbiamo una vita sociale, come nel mio caso, è difficile stare chiusi in casa per più tempo, perché magari anche quel fatto di uscire per andare a fare la spesa, per andare a fare un po' di shopping, vi rendeva la giornata molto molto migliore. Comunque, questa questione dell'essere costretti a stare in casa mi sta dando anche lo spunto per cercare di fare comunque delle nuove inquadrature nei miei video, tipo questo lato e il lato di prima non l'avete mai visto, ma non mi sono mossa praticamente dalla mia camera, e quindi ciò è un buon punto secondo me per sviluppare anche magari qualche nuovo punto dove poter registrare e dove magari fare qualche clip diversa anziché stare sempre seduta davanti al computer con la porta di sfondo dietro. Poi comunque, passando così tanto tempo in casa, mi sono accorta anche di alcune modifiche che potrei fare alla mia camera per renderla anche molto più carina e soprattutto magari come piacerebbe a me. Le modifiche del caso ovviamente non sono modifiche che richiedono dei lavori tra virgolette, quindi non si deve distruggere tutta la camera eccetera, ma sono delle semplicissime modifiche che si possono fare in neanche una settimana, per dirvi, però che secondo me renderebbero la camera molto più bella. Ad esempio, alcune modifiche che vorrei fare è quello di rivestire il piano superiore della scrivania, quindi dove appoggio il computer per intenderci, mettendoci della carta adesiva di color nero, comunque antracite, una cosa del genere, in modo da comunque far abbinare la scrivania anche al coso che ho qui per metterci i braccialetti. Poi quelle mensole che ho qua sopra la scrivania, che sono di color viola, ridipingerle in nero in modo da appunto fare un comunque contrasto di bianco e nero in tutta la camera. E poi ovviamente altre cose da fare sono soprattutto cambiare la lampada sulla scrivania e cambiare anche la lampadina all'interno del lampadario e il lampadario, quindi appunto devo comprare una nuova lampada per la scrivania, un nuovo lampadario e due nuove lampadine, che prenderò delle lampadine smart che si collegano ad Alexa. Vi starete chiedendo perché cambiare lampadine e metterle compatibili con Alexa? Semplicemente perché così faccio "Alexa, sono tornata" e mi accende le luci o cose del genere. E poi quelle lampadine sarebbero le lampadine LED RGB, che appunto potrebbero cambiare colore in modo da dare anche un'atmosfera comunque a tutta la camera. E poi un'altra cosa che voglio fare invece è mettere questo sulla scrivania in modo che si veda e mettere tutti i LED qua intorno al soffitto e soprattutto anche dietro la scrivania. Queste intanto sono le mensole che vi dicevo prima che volevo ridipingere in nero. Quindi niente, a parte giocare ai videogiochi, fare maratone di serie TV e film su Netflix e fare compiti, ovviamente sto anche diventando un interior design. Secondo me potrebbe essere un'ottima idea, anche perché potrei comunque raccimolare dei soldi. Comunque, scherzi a parte ragazzi, fatemi sapere voi che cosa state facendo durante questa quarantena, come la state passando, se avete altre idee di video che potrete registrare in casa interessanti, che magari non siano sempre soliti video tag o cose del genere.
O magari se avete delle domande scrivetene sotto nei commenti, che potrei fare magari anche un video ask dove rispondo alle vostre domande. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo, se ancora l'avete fatto, di iscrivervi al canale e di commentare gli altri video per farmi sapere comunque che cosa ne pensate. E niente, noi ci vediamo venerdì alle 16 con un prossimo video. Bella!